Io voglio essere presente su questa piattaforma, che non voglio arrendermi e voglio continuare a pubblicare contenuti che possono essere sempre più interessanti. Bene, direi che è giunto il momento di iniziare un vlog. In questo primo episodio voglio provare a spiegarvi quali sono, secondo me, i motivi per iniziare un vlog e perché io ho deciso di farlo. Ma prima però voglio preparare un altro video da pubblicare sul canale. Ok, speriamo sia venuto bene. Bene, il video l'ho girato martedì, ma è già giovedì e non vi ho ancora spiegato perché ho deciso di iniziare questo vlog. Però è uscito il sole, quindi mi trasferisco fuori. Innanzitutto voglio approfittarne per ringraziare tutti quelli che hanno guardato il mio video in cui parlo delle nuove regole di monetizzazione di YouTube e soprattutto quelli che mi hanno fatto notare che ho sbagliato a dire algoritmo dicendo invece logaritmo. Questo vuol dire che siete stati attenti e lo apprezzo molto. Ed è stato proprio mentre giravo quel video che mi sono reso conto che avevo bisogno di fare più esercizio a parlare davanti alla telecamera per poter migliorare sempre di più a chiacchierare con voi. Come ogni cosa nella vita, infatti, soltanto la costanza e l'esercizio ci possono portare ad avere dei risultati visibili. Ed infatti io per questo motivo ho deciso appunto di iniziare questa nuova serie, questa nuova avventura. Non sarà facile perché sicuramente girare ogni giorno dei video in cui racconto qualcosa di originale, quindi essere sempre originale, non sarà assolutamente semplice. Inoltre non voglio neanche essere troppo banale o noioso, per questo motivo ho deciso di girare un video ogni giorno e poi selezionare le parti migliori e montarle in un unico video da pubblicare a fine settimana. Se avete già visto altri video del mio canale, sapete che sto architettando qualcosa, quindi tenetevi pronti perché più avanti vi svelerò i nuovi progetti. Se invece non li avete ancora mai visti, benvenuti sul mio canale, io sono Dario e vi lascio qualche cosa in descrizione per farvi un'idea di quello che faccio. Ok, sono tornato alla postazione di montaggio e devo dire che finora il setup che ho utilizzato per registrare questo video mi convince molto, mi piace molto, mi sono trovato molto bene. È un po' ingombrante, ma sto facendo degli esperimenti. Ecco, tutta questa serie di vlog mi serve anche per sperimentare un pochino e provare qualcosa di nuovo. Sono molto elettrizzato l'idea, sono molto contento e soprattutto fatemi sapere come sta venendo, anche se questo è solo un primo episodio, un attimo così di introduzione. E scrivetemi anche che cosa ne pensate di questa tipologia di video, il vlog, se ne seguite qualcuno, se seguite qualche vlogger, che cosa ne pensate e quali preferite, magari segnalatemelo nei commenti. Ok, io vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo video e non dimenticatevi di iscrivervi.